La primavera è soprattutto la natura ad appagare il nostro desiderio di bellezza, ma accostare la magnificenza del creato alle realizzazioni dell'arte umana è di sicuro gradimento per il comune senso estetico, oltre che bene augurante per un futuro dove regna l'armonia. Siamo a Fratta Polesine, a Villa Badoer. L'architettura dei giardini nel giardino del Palladio. Qual è il significato di questa iniziativa e come nasce? Nasce dalla volontà di coniugare natura a cultura, perché a Fratta abbiamo entrambi gli elementi. E quale meglio di Villa Badoer con il suo giardino può essere una location ideale per un'iniziativa così? Quindi abbiamo pensato di invitare i florovivaisti della zona, del Polesine, e poi però anche di arricchire le sale, pur mantenendo e non sconvolgendo l'allestimento, che è studiato proprio in relazione alla storia della nostra città e del Polesine, con una pianta per stanza e collegando una pianta significativa che rappresenti o che rimandi ad un periodo, ad un'epoca della nostra storia del Polesine, o reale o mitologica. Siamo nella sala dell'alloro. L'alloro richiama il mito di Apollo e Dafne, che divenne alloro, la ninfa Dafne, proprio perché non voleva essere presa dal dio Apollo. Quindi chiedendo aiuto alla madre terra Gea, fu trasformata in una pianta. Da quel momento in poi Apollo girerà per sempre con una corona di alloro o lauro sulla testa. Siamo nella sala di Fetonte, ovvero il dio di Apollo, che per dimostrare a tutti che era figlio di un dio, prese il carro del sole pur senza avere ricevuto il consenso paterno e cominciò a girare per il cielo, infiammando la Via Lattea e desertificando la Libia. Alla fine Zeus fu costretto a scagliargli un fulmine addosso e quindi il carro del sole precipitò nell'Eridano, che oggi si chiama Po, in località di Crespino. Le sorelle piangenti Eliadi furono trasformate in pioppi e le loro lacrime divennero ambra. Narciso chiaramente richiama anche in questo caso un mito greco, il giovinetto bellissimo che non voleva essere amato da nessuno e non voleva riamare nessuno. Ad un certo punto, secondo la profezia del vate Tiresi, specchiò se stesso in una fonte e da lì si innamorò della sua stessa immagine. Non capendolo, cercò per giorni di avere un abbraccio o un bacio da questa bellissima immagine, che però abbraccio e bacio non arrivarono mai, e quindi morì consunto di fame e di sete. Zeus, commosso, al posto del corpo fece trovare un bellissimo narciso. L'edera è legata ai riti bacchici o dionisiaci. Sembra che Dioniso avesse appunto messo in atto un processo di metamorfosi per creare l'edera, che doveva costituire un cuscinetto su cui il suo beneamato Cisso, un giovinetto che faceva acrobazie alle sue feste, nel caso fosse caduto non si poteva fare male. Per questo sulla testa del dio Bacco da allora ci fu sempre una corona di edera. Siamo nella sala dei Panseo, Viole del Pensiero. Il mito racconta che dopo che Proserpina fu rapita, la madre Demetra andò a negoziare il ritorno della figlia da Zeus, il quale dovette negoziarlo con Ade, che l'aveva rapita proprio perché la amava. E quindi il compromesso fu questo: 6 mesi per Proserpina nell'Ade, nel regno oscuro dei morti, quindi autunno e inverno, e 6 mesi invece sulla terra, quindi primavera e estate. Le rose delle Viole del Pensiero sono appunto le viole che nacquero in omaggio al ritorno di Proserpina. Sala delle rose in omaggio a Rodigium, città delle rose. Rodon in greco significa appunto rose, e già le cronache molto antiche descrivono questo luogo come un luogo dove nascono spontaneamente delle rose. Poi la leggenda narra che prima del 1000 il vescovo Paolo Cattaneo, per fuggire alle invasioni degli Ungari, spostò la sua popolazione da Adria a Rovigo, avendo ricevuto in sogno da San Pietro un pastorale fiorito di rose rosse, a simbolo appunto che il territorio scelto dovesse essere appunto quello di Rovigo. Cultura, turismo, economia. In che modo questa iniziativa ingloba i tre elementi? Diciamo che abbiamo cercato di mettere insieme le eccellenze dal punto di vista territoriale per quanto riguarda i vivaisti, e quindi coloro che anche progettano dei giardini particolari, eccetera. E quindi
hanno la possibilità di proporsi anche dal punto di vista commerciale, e questo è un aspetto. E poi cultura, perché naturalmente questo è uno spazio in cui la cultura regna, insomma, Andrea Palladio con la sua armonia architettonica, eccetera, però ha anche un percorso culturale, perché attraverso le piante, soprattutto quelle autoctone, si è voluto fare una sorta di racconto di quella che è la mitologia di cui questa terra insomma, rappresenta sicuramente un elemento molto di grande forza. E poi turismo, perché nel momento in cui si realizzano degli eventi, le mostre, queste attività, eccetera, insomma, gli eventi sono di attrazione anche per dei percorsi turistici anche diversi. Il turista è attratto dalle curiosità, dal fatto che si possano anche raccontare delle storie, anche legate alle strutture, al territorio, alle persone, alla comunità. E quindi, insomma, questi sono elementi che tutti insieme fanno in modo di promuovere efficacemente il territorio.